Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Cominciamo questo incontro dedicato al libro scritto da Stefano Di Traglio e da Chiara Geloni, Giorni bugiardi, che ripercorre quanto avvenuto dalle primarie. Lo ricordiamo tutti, lo scorso autunno, il percorso di avvicinamento alle primarie per scegliere il candidato del centro-sinistra, sino ad arrivare alla campagna elettorale, alle elezioni e poi all'elezione del Presidente della Repubblica. Vogliamo raccontare alcuni dei passaggi di questo libro, ma farlo grazie alla presenza dei nostri interlocutori anche nella chiave del presente, cercando di capire, e vorrei iniziare proprio subito con Pierluigi Bersani, con una considerazione. Giorni bugiardi, siamo oggi di fronte a giorni più sinceri o forse siamo ancora, ahimè, un po' fermi a quel momento? E che cosa quei giorni, di cui molti aspetti ancora, e questo libro fa uno sforzo enorme di chiarezza su alcuni passaggi che però non sono, diciamo, ancora stati spiegati del tutto, soprattutto da alcune parti che ne sono state protagoniste. Ecco, che cosa ci lascia, che cosa ci insegna rispetto all'oggi? Grazie. Intanto ringrazio la domanda perché dico subito che a me piacerebbe questo libro, credo importante perché racconti i fatti, almeno ai miei occhi, così come sono avvenuti. Poi dico subito verso di me, magari c'è qualche condiscendenza di troppo che io non mi sarei concesso, ma non posso farne una colpa naturalmente agli autori. Ma i fatti sono quelli. Però a me piacerebbe che la lettura e la riflessione su quei fatti, come dire, servisse un po' per guardare avanti. Per guardare avanti e cercare di capire appunto se siamo capaci di prepararci dei giorni sinceri, perché altri giorni arriveranno. E credo che l'insegnamento che si deve ricavare da queste vicende sia un insegnamento sul che merita una riflessione politica. Politica. Alla fine a me pare che il punto, almeno ai miei occhi, meno digeribile, insomma, di tutta la discussione che si è sviluppata attorno a quei mesi e a quei giorni sia una sorta di insostenibile leggerezza anche dell'analisi che viene fatta della situazione. C'è scritto nel libro che io non ho sopportato, che è vero, che venisse detto che noi abbiamo perso, abbiamo fatto gol a porta vuota. No, la porta è piena di fenomeni profondissimi, europei e nazionali, profondissimi, fenomeni che sono ancora in corso. Perché il tentativo di semplificare i problemi per delle scorciatoie populistiche, tecnocratiche, l'idea di poter semplificare i problemi con soluzioni personalistiche, occasionali, la difficoltà a dare basi politiche a una reazione alla situazione, alla crisi che stiamo vivendo, a creare dei collettivi moderni finché si vuole, ma che siano in grado di connettere politiche, popolo, politiche e società, è un tema profondissimo, attualissimo, di cui questo libro poi racconta l'epifenomeno, quello che ne è risultato, ma nel profondo c'è questo. Così come davanti a noi c'è ancora la sfida se il Partito Democratico riesce a essere all'altezza delle sue promesse, essere nato in controtendenza rispetto a 20 anni nei quali soluzioni occasionali, personalistiche, provvisorie hanno deprivato il sistema politico di punti di riferimento solidi, di partiti, di formazioni politiche che sopravvivono ai loro leader. Siamo capaci di affrontare questa sfida? Io dimettendomi ho voluto fissare quel punto, aspettavo 3 mesi e andavo via lo stesso. Se mi sono dimesso lì è per dire attenzione, ma noi vogliamo essere uno spazio politico o un soggetto politico? Perché se siamo uno spazio politico non siamo utili al Paese. E il tema è davanti a noi, ancora, anche davanti a questo congresso. Quindi penso che quella sfida che si è consumata anche malamente
in quei giorni sia ancora totalmente davanti a noi, che questo governo di servizio che risponde alla necessità e di cui dobbiamo ringraziare Enrico Letta per essersene caricato, ci può dare anche, come dire, l'occasione e il tempo sufficiente per riordinare le idee e le forze e per arrivare a quello di cui l'Italia ha bisogno. Io dico qui, viene detto, riprendendo alcune mie cose di cui sono convintissimo, noi possiamo ringraziare davvero un governo di necessità dopo quel che è successo, ma quel che ci vuole per questo paese è un governo di combattimento, che riesca a creare anche un'instabilità dal punto di vista dei cambiamenti e sfidare questo rapporto deteriorato fra politica e società, correndo dei rischi, facendo delle riforme, introducendo dei cambiamenti, spiazzando, dicendo qualcosa si può cambiare per Bacco questo paese. Se no è molto difficile rimontare questa distanza, questo distacco che c'è. E quindi io alla fine ci metto testardamente un raggio di sole alla fine di questa vicenda qua. Ci metto un raggio di sole se impariamo da quel che è successo e se impariamo, lasciatemelo dire, per uno che ha fatto il segretario del PD per 4 anni, non è vero quel che dice Grillo che il PD cambi segretario ogni anno, ha fatto 4 anni, io li faccia lui e poi vediamo, li faccia lui, ma posso confermarvi che non il PD, adesso il mondo, la società è più facile smontare che tenere assieme, è più facile smontare che tenere assieme. E noi abbiamo bisogno di tenere assieme con una missione, con una finalità, con un'idea. Io voglio credere che anche il nostro congresso riesca un attimino a riflettere su questo. Ecco. Adesso, se devo dire, sono fiducioso per le prossime settimane, ecco, per quelle che abbiamo vissuto fin qui, diciamo, qualche sofferenza ce l'hanno data, però insomma il PD tocca a lui, io sono convinto che non c'è altro, e se sentiamo in pieno questa nostra responsabilità credo che saremo all'altezza della situazione senza faziosità. Io chiudo così, ho sempre detto, mi avete sentito dire mille volte, io sono moderatamente bersaniano, non mi piacciono le curve sud, non si può. Io 4 anni segretario, ho fatto 2 volte le primarie con più di 3 milioni di persone, le ho vinte, ma ho mai pensato che il mio partito dovesse essere un forza Bersani, perché non si va da nessuna parte, il mio partito deve esserci quando non ci sono più io, e quindi vuol dire che quel bambino qui per farlo crescere devi lavorarci, e tenere assieme non è una tecnica, assolutamente. È una passione, devi crederci alla ditta. Punto. E questo è l'identikit di un segretario. Ci credi alla ditta o no? Perché senza ditta sto paese qua non so dove vada. Per me è questo l'identikit di un segretario. Devo dire che sentendo l'espressione io sono moderatamente bersaniano, non posso non pensare a chi si è definito diversamente berlusconiano. È anche facile, no? Fare un parallelo con quello che sta succedendo, insomma, dall'altra parte. Io al massimo mi definisco diversamente quagliariano. Che è ancora un'altra sottigliezza. Allora, Ministro, infatti non possiamo, proviamo a fare anche un parallelo, visto che siamo alla vigilia, se confermato, dell'appuntamento di sabato del PDL, abbiamo soltanto anticipato alcune delle cose che vengono dette nel libro sulla crisi di quei giorni del Partito Democratico, oggi discutiamo tutti i telegiornali, la maggior parte apriamo con invece la crisi del PDL e con quello che ne verrà nei prossimi giorni. Sì, però colleghiamolo al libro, se è d'accordo. Lo colleghiamo sì, perché in fondo quello che può insegnare in Casa Democratica, forse qualche parallelo si può fare appunto anche col PDL. Sì, io devo dire, innanzitutto volevo fare i complimenti agli autori. Questo è non è un libro di storia, ma è una utilissima fonte per gli storici.
perché è scritto con spirito di parte, non obiettivo, però questo lo si dice con molta chiarezza e partendo da questo appunto eccesso di simpatia che è stato anche evidenziato dallo stesso Bersani, invece si danno una serie di informazioni molto importanti e si fanno una serie di considerazioni molto importanti. Se posso dire una cosa, io questo libro lo riassumerei in sotto tre paragrafi. Il primo lo chiamerei eccesso di furbizia, il secondo la sindrome dello 0-0, il terzo il problema delle radici. Però ora mi fermo sul primo per poter rispondere alla sua domanda, perché credo che ci sia qualcosa per spiegare, diciamo, la non vittoria elettorale, chiamiamola così, che venga un po' prima di questo libro, sul quale forse si meritava spendere qualche parola in più. Ma per come l'ho vissuta io, sono convinto che mentre insieme a qualche altro uomo politico, ad esempio il presidente Violante, eccetera, eccetera, mi affannavo per cercare di trovare una nuova legge elettorale, c'era un accordo tra gli uomini del segretario Bersani e gli uomini del mio partito per mantenere questa legge elettorale. Questa è la convinzione che mi sono fatto vivendola in prima persona, nelle commissioni. Mi sono sentito anche un po' uno scemo qualche volta perché vedevo i messaggini che ci si scambiava, eccetera, eccetera. E questo, voglio dire, è anche una cosa che ha una sua razionalità politica. Perché quella legge per chi vince è una legge comoda che ti dà il 55%, eccetera, eccetera. E credo che lì sia stata una delle radici dei problemi successivi. Perché? Perché quella legge, per essere interpretata, diciamo così, in maniera tra virgolette democratica, ha portato alla sciagurata scelta delle primarie per la scelta dei candidati. Che sciagurata? Lo dico subito, io sono favorevole alle primarie quando c'è da scegliere il candidato ad una carica monocratica, sindaco, presidente di regione o premier. Credo che per le candidature in Parlamento sia un grande errore che indebolisce in maniera decisiva il ruolo e la funzione del partito politico. Molti dei candidati che sono stati scelti hanno fatto una campagna elettorale, l'hanno fatta utilizzando i social network, Facebook, eccetera, eccetera, Twitter e così via. E dunque poi al momento decisivo, e il momento decisivo è venuto quando c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, piuttosto che rispondere al proprio partito, hanno pensato che fosse meglio rispondere ai propri elettori, all'ultimo Twitter che ricevevano oppure alla sfilza di messaggi che gli arrivava su Facebook. Questa cosa ha minato di fatto l'autorevolezza del partito, perché aderire a un partito, dobbiamo capirci, se il partito ormai è un luogo di socialità nel quale tutto è consentito, oppure l'adesione a un partito è un fatto di libertà, ma quando ci si aderisce poi si assume una obbligazione. E quindi poi nel partito si discute, si combatte, ma quando si prende una decisione la si rispetta. Non è che si applaude a una decisione e poi si va nelle urne e si vota in maniera differente. E quello è stato uno dei motivi per i quali la candidatura di Marini e soprattutto quella di Prodi poi sono state impallinate nel modo nel quale sono state impallinate ed il sistema è arrivato ad un punto dal baratro. Perché le dico questo anche rispetto al mio partito? Perché io spero che non si faccia lo stesso errore. Noi siamo al momento in cui si sta rifondando un patto associativo. Perché si passa dal PDL a Forza Italia con una procedura, diciamo, tra virgolette, accelerata. Ecco, ora, lo dico innanzitutto a me stesso, questo non è che un momento che lo si può prendere sotto l'aspetto tattico. Se si è delle persone serie,
Bisogna, perché col partito tu puoi rompere una volta su delle decisioni fondamentali, per quel che ci riguarda l'abbiamo già fatto il 2 ottobre, quindi nessuno ci può dire anche che abbiamo il velo dell'ignoranza. Allora in questo momento o ci sono delle condizioni minime perché in maniera empirica e approssimativa, perché l'adesione a un partito non è mai l'adesione a una fede, a una chiesa, a un dogma, ma in maniera empirica e approssimativa si ha la stessa idea su cos'è il bene per il Paese, per il centrodestra, per lo stesso nostro leader, e, oppure non si deve aderire. Ma quello che sarebbe molto grave, soprattutto per chi è in una posizione, è molto poco serio, e andremo esattamente a rafforzare ancora di più questo indebolimento dei partiti, è che si aderisse pensando poi di non dover rispettare quelle che poi sono le regole che vigono in un partito, perché in un partito ci si batte, alla fine è la maggioranza che decide. Se la maggioranza ha deciso in un certo modo, ecco, salvo grandissime questioni, ma poi ne prendi le conseguenze, ti devi adeguare. Ecco, io credo che questo è l'insegnamento, il primo insegnamento che il centrodestra deve trarre da quei giorni bugiardi che sono stati vissuti dall'altra parte. La sindrome dello 0-0, il problema delle radici, glielo parlo dopo. Ne parliamo dopo, anche perché quello che ha detto il Ministro a me ovviamente obbliga a chiamare in causa Gianni Riotta. Perché? Allora, è vero che le campagne elettorali oggi si fanno, a parte che Grillo l'ha fatta tutte nelle piazze, ricordiamoci che poi il grosso del consenso, ma si fanno sempre di più anche attraverso i social network, Twitter e altro. Però soprattutto in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica non siamo arrivati un po' a un'estremizzazione, o meglio a un'interpretazione un po' immatura di quello che arrivava dalla rete? Cioè, si poteva cambiare idea in base all'ultimo Twitter che si riceveva, nonostante ci fossero state appunto deliberazioni, accordi presi all'interno di una formazione politica, ma addirittura condizionare per esempio come veniva percepita una candidatura, e penso alla candidatura del Presidente Marini, che addirittura viene percepita come una candidatura magari più vicina, più propria, più voluta dal centrodestra, perché viene diffusa la notizia da un giornalista bravissimo che però lo fa attraverso Twitter, e quindi sembra che quella sia quasi una sorta di viatico per interpretarla in un certo modo. Grazie. Allora, chi cambia idea per l'ultimo Twitter? Cambierebbe idea per l'ultimo editoriale di Repubblica, per l'ultimo taglio basso del Corriere della Sera, per l'ultimo signore che lo ferma al caffè. Va bene? Perché ha voglia di cambiare idea, ha desiderio di cambiare idea, non ha una stabilità politica, morale, istituzionale, etica per non cambiare idea, perché gli conviene cambiare idea. E quindi non è che cambia idea perché gli arrivano. Io posso far arrivare, non prendetemi per presuntuoso se non lo faccio, io posso far arrivare a tutti voi qualunque tweet volete nel giro della prossima ora. E se voi cambiate idea solo per questo, non sono io che sono tecnologicamente bravo, sono tecnologicamente bravissimo, siete voi che siete scemi. Ok? Allora, Sara, io ho usato l'aggettivo immaturo per essere un po' più diplomatica. Ma tu hai detto, hai posto il punto chiave della questione. Molto brevemente vi dirò, perché a me questo libro è molto piaciuto. Ha ragione il ministro Quagliarella, non è un libro di oggettivo, non è un libro che vuole atteggiarsi a essere equanime. Devo dire, segretario Pierluigi, è nei tuoi confronti molto più critico di quello che ci si aspetterebbe da persone che sono stati i tuoi collaboratori. Va bene? Perché in un paese in cui la piaggeria dilaga, diciamo, non richiesta, loro, chi legge questo libro con serietà, con equanimità, trova degli errori, evidenziati degli errori di strategia che avete commesso, hanno commesso, avete insieme commesso, con grande serenità, lo riconosco, lo ammetto, ed è secondo me la parte più ricca. Allora, ti dico brevemente, perché questo libro mi è molto piaciuto, e rispondo alla tua domanda. Questo libro dimostra come quella che gli storici francesi chiamano la longue durée della storia, la lunga durata, funzioni ancora adesso. Funziona ancora adesso. E durante la campagna elettorale io lavoravo sui big data, che sono l'analisi non sciocca dei new media, cioè che cosa sta dicendo la conversazione sociale della politica italiana, non l'ultimo tweet,
milioni di italiani con miliardi di contributi. E a un certo punto ci era sembrato che venissero fuori delle difficoltà, era un esperimento di studio che stavamo facendo con l'Istituto Alti Studi MT di Lucca, siamo andati dall'amico di Traia per confrontare se i nostri dati combaciassero coi suoi abbastanza, ci ha portato nella stanza del segretario per vedere anche lì se c'era una corrispondenza e nel mio quadernino di allora, perché io sono un super secchione, scrivo sempre tutto, c'è l'appunto della frase pronunciata da Piero Luigi Bersani, guardate ragazzi, detto a me è di Traia, quindi io lo incassai, ragazzi, con grande piacere perché mi levavo una trentina d'anni, trentacinquina d'anni, quarantina d'anni, e la destra esiste, non è scomparsa e a ridosso delle elezioni tornerà a farsi vedere, che è poi compresa nel lavoro di Geloni e di Traia. Questo fa giustizia di uno dei grandi luoghi comuni della sinistra italiana, sostenuto da autorevolissimi personaggi che un tempo avremmo definito giacobini, che il centrodestra, Forza Italia, il PDL, le varie forze che sono alternate al centrodestra negli ultimi anni, siano un partito di plastica, un partito di plastica. Semplicemente perché non sono un partito, un movimento sociale organizzato secondo i dilemmi tipici della sinistra, mentre invece il segretario Bersani era perfettamente cosciente che, vi piaccia o no, dentro il centro-destra italiano ci sono interessi, culture, insediamenti sociali, coalizioni sociali, che Berlusconi ha in questi 20 anni, a cui Berlusconi in questi 20 anni ha dato unità e punto di riferimento, ma che quando Berlusconi, tra non molto, uscirà dalla politica italiana, resteranno esattamente lì dove sono. E se avete visto ieri sera il sondaggio di Pagnoncelli a Ballarò, il portiere Bersani è ancora tra i pali e chi si illuderà di insegnare il prossimo che ora a porta vuota troverà che la porta si va restringendo e il portiere si va ingrandendo, va bene? Allora, questo libro fa giustizia di tantissimi luoghi comuni correnti. Uno, che la destra è un partito di plastica e che basta, diciamo, l'ultima iniziativa giudiziaria per eliminarla e che comunque la sinistra ha una sua moralità diversa, che la società civile è migliore della società politica e che il populismo morderà Berlusconi. Quello che impressionava, seguendo la conversazione sociale durante la campagna elettorale, era come il populismo mordesse il PD molto più di quanto lo mordisse il centrodestra, molto di più, sarà molto 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 di più. E badate, il clou del rilancio, cosa che nel libro è dimostrata, diciamo, in modo documentario, sono due i momenti in cui, come la rana di Galvani, il centrodestra c'ha il e sono la trasmissione di Michele Santoro e di Travaglio con Berlusconi e la proposta di Berlusconi di levare l'IMU. Chi di voi non crede a me guardi le curve che abbiamo scritto giorno per giorno in quei e voi vedete Travaglio, Berlusconi. Il populismo è uno. Poi ha due correnti, visto che qui tra voi molti vengono come me dalla vecchia sinistra, Giancarlo Paglietta diceva il Partito Comunista Americano ha due correnti, la CIA e l'FBI. E, il populismo italiano ha due correnti, una di destra e una di sinistra, ma nei valori, negli obiettivi, nelle strategie, nella cultura sono uguali. E se guardate il flusso di voti delle ultime elezioni da centrodestra, centrosinistra, Grillo, c'è scritto, scolpito nel marmo come questi movimenti. È un libro divertente. Non pensate, chi di voi non l'ha comprato se lo compri, questi ragazzi hanno dei figli da fare un paio di regali per Natale, è un libro divertentissimo. E Berlusconi che dice a Enrico Letta, oh io lo levo, se basta mi sono stufato di Allegri ci metto Seedorf. E Berlusconi, che credo proprio con Bersani, se adesso la memoria non mi inganna, gli dice, senti, avere una moglie giovane è fantastico, però ci avete anche una suocera giovanissima e quindi quella è molto più pesante. E Letta che dice, mia madre mi ha detto, mai fare il governo delle larghe intese, capito Enrico? E cercano Grillo, non lo trovano, chiamano Renzo Piano perché sono uomini di cultura, non lo trovano, chiamano il dentista di Grillo e cercano Grillo col dentista di Grillo. Cioè, vi dà un'idea di come poi dietro alla storia ci sia una cronaca estremamente, veramente estremamente divertente.
La morale del libro viene da Bersani, quando dice: si vince e si perde per la politica, si vince e si perde per la politica. I nostri colleghi giornalisti, Sara, hanno inventato da 20 anni questo, io l'ho sempre combattuto prendendomi grandi calci sui denti, vero? Tu che mi guardi da giù? Sì, a te. E, il retroscena, no? Che cos'è il retroscena che domina la Repubblica, il Corriere, la Stampa, il Sole 24 Ore di tutti questi anni? Badate, cittadini, lettori, quello che avviene sulla scena della politica non è niente, è un teatrino, sono Bersani che parla con Quagliariello, che parla con Berlusconi, che parla... è niente. La vera sostanza è il retroscena di cui adesso vi vado a parlare. Niente affatto, è la scena quella che non è stata raccontata in questi 20 anni, e se poi arrivano le sorprese, è perché noi giornalisti, tanto per completare il quadro dell'autocritica, non abbiamo visto la scena. Perché è faticoso vedere la scena, perché dietro la scena ci sono sindacati, imprenditori, interessi, culture, radicamenti, pensionati, ricatti, cose pesanti. Allora molto meglio andare a retroscena a raccogliere l'ultima battutina, come tu dicevi, no? L'ultimo sms che era venuto, eccetera. Dove Bersani non è riuscito è a convincere anche il suo partito a dire quella che il mio maestro Ugo Stile chiamava la forza delle cose. La forza delle cose conta. E la cosa divertente, Sara, sai qual è? Che questo libro dovrebbe avere due lettori, secondo me, due lettori. Io speriamo regalo... qualcuno di più. No, no, ma due lettori glielo regalo io, Matteo Renzi ed Enrico Letta. Perché se il PD resta quello che Chiara e Stefano descrivono in questo libro, non voglio dire la parola perché non mi piace dire, loro sono fregati. Perché se il PD rimane quello di questi giorni bugiardi, Berlusconi può anche dire domani basta, lascio, mi scrivo al PD, ok? Loro sono fregati, perché in questo tipo di cultura politica, in questo tipo di pratica politica, non c'è una vittoria riformista in Italia, non c'è. Grazie Gianni. Io però vorrei ritornare da Bersani e stimolarlo sia su quello che diceva Quagliariello prima, cioè in fondo... volendo andare a vedere che cosa è accaduto, insomma, mi fa un po' un'accusa di un eccesso di furbizia in certi passaggi pre-elettorali. E riprendendo anche quello che diceva prima, cioè del fatto non era tutt'altro che un rigore a porta vuota, stavano succedendo delle cose in Italia ma anche in Europa, e quindi respingendo, insomma, una delle accuse che più spesso è stato fatto durante la campagna elettorale, o meno dopo la campagna elettorale, e anche gli autori vengono su questo tema nel libro, no? Perché quando dicono, tutti ci dicevano dopo che credevamo di aver già vinto e così abbiamo agito, dicono però in realtà abbiamo fatto come se avessimo già vinto. E qui c'è una sottile differenza che loro chiamano il bersanismo puro, che devo dire a me è un po' incuriosito, perché non l'ho capita benissimo la differenza fra le due cose, cioè fra comportarsi credendo di aver già vinto in un certo modo oppure fare come se si avesse già vinto. Ma più semplicemente quel bersanismo puro forse si intende dire che diciamo nella mia attitudine, nella mia esperienza, mi risulta più facile mantenere che promettere, e non si è ancora capito come si faccia a vincere le elezioni senza promettere, e questo è una... poi non me lo riconosco come una colpa, ma certamente come un limite nella proposta me lo riconosco. Questa cosa lascia intendere che una mia idea, che mi sono fatto non nel chiuso di una stanza, ma in tanti e tanti anni di governo a tutti i livelli dell'amministrazione, io ho imparato alcune cose alle quali non rinuncio. Cioè ho imparato essenzialmente che governare vuol dire cambiare, cambiare vuol dire stupire, che bisogna andare d'anticipo se vuoi avere credibilità, recuperare un rapporto con la gente deve vedere che c'è un governo che rischia qualcosa, che ci crede, che combatte e che, come dico, investe il consenso che ha oggi in nome di quello di domani. Io le cose che mi risulta dall'esperienza, le cose che ho fatto, che magari quella gente può ricordare, o in Emilia, o nel paese, le ho fatte non facendo il giro delle 7 chiese dicendo cosa avevi fatto il mattino dopo.
giocandomela con la fiducia che la cosa avrebbe quantomeno suscitato un elemento di credibilità di chi governa. Poi può andare bene, può andare male, quei governi di combattimento possono durare poco, però certamente almeno danno un senso alle cose. Io su quel che diceva Quagliariello vorrei commentare su una cosa che non vorrei lasciar passare, come, perché questa cosa continua a tornare, questa benedetta storia della legge elettorale. Quel che è avvenuto prima delle elezioni sulla legge elettorale è quello che adesso avverrà in queste settimane. Non è vero, ciao Rico, non è vero che che non si voleva cambiare il porcellum. Non è vero, noi volevamo testardamente cambiare il porcellum. Dopodiché avevamo la nostra proposta. La nostra proposta è doppio turno di collegio. Nessuno la vuole. No, nessuno la vuole. La destra non la vuole. In subordine noi vogliamo il Mattarellum. E non si trova l'accordo, per ragioni che adesso Quagliariello spiegherà, che sono tutte sensate al loro punto di vista, sono tutte sensate al loro punto di vista, perché non sono quisquiglie queste cose qua. Dopodiché allora si mette a ragionare su dei meccanismi che svincolino da patti e quindi diciamo che vengono battezzati come proporzionali, ma che hanno dentro delle correzioni tali da avere un effetto paramaggioritario, e allora discuti pesi e misure. Non arrivi all'accordo, Quagliariello, non perché chi si tiene il porcellum pensa di vincere, quindi è comodo. Forse è più comodo per chi pensa di perdere, con misura. E quindi siamo arrivati all'impasse. E adesso siamo ancora lì. Siamo ancora lì, bisogna uscirne da questa vicenda, ma noi convintamente volevamo modificarlo. Infine, torno anch'io su quello che diceva Riotta, che fra l'altro fa una magistrale prefazione a questo libro, effettivamente una magistrale prefazione. Io sono, anche negli aspetti critici, eccetera, sono d'accordo in gran parte con le tesi che Riotta sostiene lì e che adesso in parte ha ribadito. Io ho sempre detto questa cosa, che noi eravamo sicuri di vincere. Ecco, un conto è ragionare come se ti toccasse la responsabilità di vincere e quindi promettere il giusto, perché poi devi mantenere e quindi predisporti con qualche idea, ok. Ma guardate, adesso io inviterei chi ha la possibilità di andarsi a rivedere l'ultima fase della campagna elettorale. Io ero fiducioso, ma non ero affatto tranquillo sulla situazione. Non solo dicevo, guardate che la destra c'è, ma le ultime battute della campagna, ho sempre detto, mi rivolgevo a chi sapevo che aveva questa rassegnazione rabbiosa, che è il tratto distintivo della situazione dell'opinione pubblica in Europa e in Italia. Una rassegnazione rabbiosa che non ti porta in piazza, ma per bacco, se hai l'occasione, che è quella del voto, o non ci vai o dai un segnale rabbioso. La sentivo. E infatti dicevo, attenzione che la protesta da sola non basta, come un governo senza cambiamento non basterebbe. Quante volte l'ho detto? Quante volte ho detto tutti i giorni, ma lasciate lì di misurarmi il tasso di montismo, che nel sangue, tutto l'esame del sangue, tutte le mattine, quanto sei montiano, che non è quello lì il problema che c'è in Italia adesso. Non gira di lì la grande discriminante di queste elezioni. E quindi non è che non si percepisse, via. Se poi ci si rimprovera di non aver saputo rispondere abbastanza a questa cosa, è una critica che si può fare. Io ho detto anch'io, certo, quando Berlusconi ha staccato la spina a Monti e noi siamo rimasti lì fedeli alla consegna mentre il patto si rompeva, e certo abbiamo portato acqua a grillo, perché noi poi abbiamo perso lì, Adesso non mi vengano a dire, per amor di Dio, dice vogliamo i voti di quel che votano a destra, ma per l'amor di Dio, sono d'accordissimo, io i voti li prendo da così. Ecco, parto dal fatto che 4-5 punti io li ho persi lì, su un'esigenza anche generica e radicale di cambiamento, li ho persi lì, e questo è un punto che rimane. Allora, e chiudo, questo tema c'è ancora. Io ribadisco, noi abbiamo un governo che adesso ci può dare le condizioni per
affrontare una situazione che noi in Europa abbiamo visto per primi e dalla quale mi auguro che possiamo uscire per primi. Abbiamo assolutamente bisogno noi di quel tempo, non come dire, non un tempo ozioso, ma quel tempo che ci consenta di dire perbacco, si può mettere in moto una riforma delle istituzioni, si può mettere in moto una riforma elettorale, si può cominciare ad avere una politica economica che cominci lentamente a diventare una tendenza a un'austerità senza sbocchi. Abbiamo bisogno di questa cosa. Attenzione bene che immaginiamo qual è l'alternativa a questa cosa. Non una situazione dove non c'è nessuno in porta, perché se uno si guarda attorno e legge cosa sta succedendo in Europa, cosa sta succedendo in Francia, cosa sta succedendo in Olanda, cosa sta succedendo dalle rilevazioni che si fanno in Gran Bretagna, cosa sta successo in Norvegia, cioè ci rendiamo conto di cosa c'è in giro? Ci rendiamo conto di cosa c'è in giro? Che cosa ci aspetta davanti all'appuntamento delle elezioni europee? Ci rendiamo conto? No, perché a questo punto essere ciechi diventa una colpa mortale, perché siamo alle soglie di un problema molto, ma molto serio. Ecco, tutto qua, quindi cerchiamo di utilizzarlo questo tempo, di dare una mano a questo governo che lavora in condizioni difficili, poi Quagliariello ci rassicurerà naturalmente sul fatto che per quanto le condizioni siano difficili non saranno preclusive o difficilissime, perché molta roba viene da lì. E adesso glielo chiediamo subito. Chiediamoglielo, ecco. Glielo chiediamo subito, ma prima volevo salutare il Presidente del Consiglio Enrico Letta che ci ha raggiunto e che tra poco ascolteremo. Gli voglio fare un favore, gli dico che Riotta ha già ricordato la battuta che c'è nel libro, quella sul ritorno da Pisa e la mamma che ha detto... Subito mi devi mettere nei guai col primo ministro, scusa. Non è vero, no. Era un tweet che era partito perché per errore. Per errore che la battuta, quello che poi non era mai governo di larghe intese, la frase era diversa, se non sbaglio, era mai governo con Berlusconi, e posso aggiungere una battuta io, forse tra qualche giorno la mamma sarà contenta, vediamo che cosa succede. Forse su questo ci aiuta anche Quagliariello. Io sto cercando di non aiutare. se posso dire un'altra cosa sul libro, poi rispondo anche alla domanda. Io da osservatore e anche da lettore del libro, è come se ci fosse stato, al di là della volontà che Bersani ci ha spiegato, una sorta di inversione nei tempi. Cioè nel momento nel quale al PD forse serviva avere un po' più di spinta, usiamo questa brutta parola, tra virgolette, populista, si è fatto prendere da quella che definirei la sindrome dello 0-0, perché era in vantaggio, comunque del pareggio fuori casa, perché la prima partita l'aveva stravinta. E qua gli è successa una cosa che succede in politica, ma succede anche nel calcio. Se voi vedete, ormai lo 0-0 è un risultato quasi scomparso, cioè non si gioca più per il pareggio. Una partita può finire in pareggio, ma quella è una conclusione, diciamo, di una partita nella quale se la giocano tutte e due. E nella politica italiana mi sembra che stia avvenendo qualcosa del genere, e questo è stato il tempo della campagna elettorale. Poi successivamente, quando invece insomma serviva un po' più di responsabilità, si è accelerato sulla formula governo di cambiamento. Io mi sono segnato una frase di Pierluigi che leggo. Se si perdono le proprie radici non si va da nessuna parte, e questo è il messaggio. Chiaramente si tratta di radici che affondano le proprie origini nel socialismo, nella tradizione popolare della sinistra, ma ciò costituisce un dato comune interessante a ciò che d'altra parte si sostiene anche nel centrodestra, quando si fa un richiamo esplicito al valore della tradizione e delle radici. Ecco, io questa frase la sottoscriverei appieno. E qual è però il problema? Avendo questa consapevolezza, io non riesco veramente a capire come si possa
aver pensato anche per un attimo di fare il governo con Grillo. È vero che ho ora, come posso dire, un elemento in più, perché li abbiamo visti in azione in Parlamento, ma anche prima. Il problema è che c'è qualche altro, secondo me, con più esperienza, che aveva capito che l'unico modo per uscirne era fare un governo con quegli altri che erano anche loro alla ricerca, nonostante tutto, delle loro radici. Perché, diciamoci le cose come sono, e qui assolvo anche la mamma del Premier, questo non è un governo di larghe intese. Questo non è un governo di larghe intese come quello che si fa in Germania. Ci vogliamo dire la verità. Questo è un governo di emergenza nazionale che è nato nel momento nel quale il sistema politico si stava bloccando, perché non c'era la possibilità di eleggere un Presidente della Repubblica e non si immaginava nessuno che potesse raggiungere la maggioranza. In questa situazione, in una crisi economica incredibile, due forze che hanno il radicamento popolare di cui ha parlato Riotta e che per 20 anni si sono delegittimate, dicendosi le peggiori cose, si sono messe insieme. Ora, pensare che ci possa essere un disgelo dopo 6 mesi è pura follia. Pensare invece che ci sia un tempo nel quale si fanno due cose: da una parte si cambia il lessico e il paradigma dei rapporti politici e dall'altro si fanno quelle riforme che non vengono fatte da 30 anni e senza delle quali il Paese non esce, ecco, questo è un programma che ha un minimo di razionalità. Perché quel che può accadere è che, diciamoci le cose come stanno, i puristi delle due parti o coloro i quali vorrebbero che la scena rimanesse la stessa e cambiassero soltanto gli attori, per essere chiari, l'argomento che utilizzano è che non si può stare con l'avversario. Come fai a stare con il nostro? E noi corriamo il rischio per questo, invece di costruire le premesse per un governo di alternanza, in qualche modo per il possibile fisiologica, anche perché questo dogma dell'alternanza, l'alternanza è la fisiologia dei sistemi politici, però a volte può accadere anche altro, è accaduto persino in Inghilterra. Insomma, questo insistere sul fatto che la legge elettorale per forza ti deve dare la notte delle elezioni, il risultato, eccetera, mi sembra, scusatemi la battuta, quelli che hanno scoperto il sesso a 50 anni. Che non il sesso, ma che invece l'alternanza, ne ho iniziato a parlare molto prima, a 15, ora che sono arrivato a 50 anni mi è passata la voglia. Al di là degli scherzi, ecco, noi forse riusciamo a costruire un sistema appunto di alternanza fisiologica, perché ci sia un governo, io spero di centrodestra, che abbia quella spinta in più per poter affrontare la situazione e non rimetta soltanto le cose. Ma il vero paradosso è che quelli che non vogliono questo rischiano, per troppa purezza, di finire insieme sotto le stesse macerie. E me ne preoccuperei poco se le macerie non fossero quelle del Paese. Gianni Riotta, riprendiamo alcune delle cose che sono state dette legandole al libro, perché una cosa che mi colpiva leggendo il libro, sembra quasi che sia stata vissuta con un'intensità e con una voglia di confronto sui temi la campagna per le primarie, quando si sceglieva il candidato del centro-sinistra. E si mostrò anche un centro-sinistra coeso, unito, insomma noi ne siamo stati anche testimoni, organizzammo il confronto su Sky TG24, insomma vedemmo i candidati leader confrontarsi sulle proposte. Sembrato un passo diverso dopo nella campagna elettorale. Oggi siamo alla vigilia di altre primarie, stavolta per la poltrona di segretario del Partito Democratico. Ecco, però sembra quasi che quando si tratta delle primarie interne ci sia anche un certo tasso di partecipazione e di coinvolgimento. Diverso sembra quando c'è il confronto poi con i populismi, con le proposte diverse.
Guarda, Sara, vista che mi hai accusato al primo ministro, mi confesso anche un'altra cosa che ho detto, che questo libro dovrebbe avere due lettori su tutti, cioè lei e ha già letto Matteo il presidente. Renzi. Perché se, e poi lo interrogheremo se l'ha letto o no, chiunque deve o governare appoggiandosi al PD o provare a governare il PD, se il PD è il PD che descrivono Chiara e Stefano in questo libro, non va lontanissimo, perché come quelle macchine che perdono pezzi, si rivoltano, eccetera. Per cui c'è da lavorare anche sul partito. Eppure, Sara, come tu dicevi, io stavo a Dubai la sera che voi avete messo in... ho fatto delle umane e divine cose per collegarmi, Sky Go, robe, e l'ho visto, e pensavo... ma da quanti anni io non vedevo un dibattito italiano collegandomi, pagando a fatica di tasche da lontano, no? Pagando per il video streaming, perché no, Sky Go è gratuito. Sì, scusate. No, ma è così. Scusate, la precisazione aziendale. No, che... ma poi per par condicio dico, e poi la RAI, infatti stimolata dalla vostra concorrenza, si batte per avere poi il secondo dibattito. Quindi un circolo anche virtuoso dell'informazione. Perché... il tipo di dialogo che si è creato nel primo e nel secondo dibattito interno al PD era virtuoso, che non vuol dire essere d'accordo con tutti, ma voleva dire che si vedeva chiaramente che non c'entravano gli spin doctor, non voglio levare niente a voi, ma non, si vedeva che non è che Bersani stava lì a ripetere a pappagallo le cose che tu gli avevi detto, non è che Renzi aveva la camicia scelta, non c'è. Si vedeva che andavano lì per che credono alla politica, perché voleva, c'era un fatto di agonismo, cioè quella che è la cosa sana adesso, tra, abbiamo discusso in questi giorni del famoso dibattito Nixon-Kennedy, no? E con grandissimo piacere, io ho letto finalmente uno studio del professor Sabato che dice, sapete che c'è? La barba di Nixon, l'abbronzatura di Kennedy, quello sapeva parlare, quello non sapeva parlare. Non ha contato niente, non ha contato niente. Ha contato che la gente ha visto Nixon come il passato di Eisenhower. Parentesi, sapete quanti anni aveva Nixon quando è stato eletto vicepresidente, cosa che mi ha lasciato a bocca aperta? 39. 39, è stato eletto vicepresidente. Kennedy ne aveva 43 quando è stato eletto. E la prima cosa che fa Kennedy, che cos'è? Questo lo dico per i numerosi amici del PD presenti. Se io vi dico, grande la storia, la nuova frontiera, Khrushchev, va dal Papa, i diritti civili, taglia le tasse, taglia le tasse. E dico tutte cose, confesso la mia ignoranza, sapete qual era la rata fiscale per i ricchi in America nel 1962? Sopra il 90%. 91%, brava Sara, 91%. Kennedy gliela taglia al 63%, al ceto medio era al 45%, gliela taglia al 34% e ai poveri praticamente la zera. Però è un democratico che taglia le tasse. Allora, nel suo grande successo, sicuramente c'entrava i neri, Martin Luther King, la nuova frontiera, però anche il fatto che finalmente un democratico taglia le tasse. Allora, e se... questa nuova stagione del PD... delle primarie, che cosa manca? Manca il fatto che, e lo dico diciamo con dispiacere, i due grandi gesti, i due grandi strappi negativi che sono Marini e Prodi durante la campagna per il Quirinale, durante le elezioni del Presidente, non sono stati emarginati, non sono stati ricuciti, non c'è ancora, e questo toccherà al primo ministro, toccherà al nuovo segretario del partito, devono ricucire questi strappi, perché un partito è come una famiglia, una comunità, se lo strappo non si ricuce rimane aperto, e se lo strappo è aperto, da questo strappo escono energie, sentimenti, speranze, culture, voti, ok? Io non lo so, ieri sera ho letto un dibattito, gli elettori PD vedono Letta più competente, Renzi più simpatico, potreste fonderli in uno, no? Fare uno che è competente e simpatico e vincete le elezioni, però secondo me non c'entra la competenza, non c'entra la simpatia, non c'entra la competenza, non c'entra la simpatia. Il PD dal 1996 e i suoi antenati a oggi vince le elezioni in questo paese
in modo stabile, con una maggioranza stabile, se conquista una percentuale che, a seconda quella che la legge elettorale vi posso quantificare con assoluta precisione, ma prima mi dovete dire quella legge elettorale, di persone che prima non votavano PD o che votavano PD e hanno smesso di votarlo. Sono ceti, sono interessi, sono culture, sono territori, sono persone. E certamente se voi dite noi prendiamo anche il tuo voto, certo per tutti questi anni potevi non votare per i mafiosi, corrotti, evasori fiscali, se gli dite vieni, vota, chiunque votassi prima, votaci. Cioè aprire quello che si è visto in quella stagione di quel dibattito che tu hai mandato in onda, Sara. Lì Bersani e Renzi e anche gli amici che prima li avevano sfidati nel primo giro parlavano a tutti gli italiani e si vedeva che seppure uno ha votato tutta la vita Berlusconi e aveva cantato meno male che Silvio c'è fino al giorno prima ed entrava nella tenda in quel momento come Papa Francesco, gli stringevano la mano. E poi parlano di temi concreti e lo fanno seppure con le differenze, su questo voglio chiedere la sua opinione a Bersani, lo fanno mostrando però una coesione di fondo. Cioè gli autori del libro lo scrivono quella sera, ha vinto il centrosinistra, ha vinto Sky, perché indubbiamente per noi riuscivamo ad affermare un modello di informazione in cui crediamo, diverso dai talk tradizionali, ma vinceva il centrosinistra per queste ragioni. Ora, però poi, è vero, le elezioni, i risultati hanno stordito tutti, però poi c'era una carta d'intenti che è diventata carta straccia subito. Cioè, passato il momento dell'elezione dei presidenti di Camera e Senato, dove si mantiene una coesione, una forza, si arriva poi all'elezione del Presidente della Repubblica e subito quell'alleanza, quel modus operandi che si era deciso, quella coesione che si era respirata viene immediatamente meno. Ecco, quello deve insegnare anche qualcosa per il ragionamento poi futuro delle alleanze che dovrà mettere in campo il Partito Democratico. Sì, sì, cioè, tutti dobbiamo imparare, non riprendo questi ragionamenti che condivido assolutamente, valgono per noi, valgono anche per l'informazione. Si è visto che anche un'informazione di quel tipo ha un mercato, perché per testare se un prodotto ha un mercato bisogna anche proporlo ogni tanto, perché se proponiamo sempre dei meccanismi informativi dove la politica deve essere, diciamo, il circo equestre, cioè di mezzo un domatore, a maggior gloria sua, noi non è che diamo una gran mano in questa esigenza. Quindi ce n'è di riflessione per tutti. Io però volevo chiudere con una notazione, perché sempre, diciamo, interloquendo con Gaetano, con Quagliariello. Io non ho mai proposto a Grillo un'alleanza. Io mi sono rivolto negli incontri con la seguente proposta. Consentite. E la storia d'Italia ne ha viste di tutti i colori, tutte le soluzioni tecniche qua ci sono. Consentite la partenza di un governo di composizione nuova su 8 punti di cambiamento. Questo è. Poi Quagliariello dice, e dico a lui, ma perché naturalmente il suocero intenda, è gente più esperta di te, di maggiore esperienza, aveva già capito che si finiva lì. Allora, io non ci credo a quell'esperienza lì, perché siccome consentirai dopo un po' d'anni la mia gente, il mio poco, cui voglio bene, lo conosco proprio, se io il giorno dopo avessi mai detto, sapete cosa c'è ragazzi? Necessità si fa il governo con Berlusconi. Non oso immaginare cosa sarebbe successo. Il franone, allora, siccome per me prima di tutto c'è l'Italia, subito dopo c'è la ditta e poi c'è Bersani, io sapevo che questo passaggio bisognava farlo. Comunque, se non altro per dare un messaggio a chi ha preso il 25%, ma lo metti in frigorifero?
Se lo metti in frigorifero, tu che hai detto cambiamento, diventi una forza di conservazione e di immobilismo, e quindi un prezzo devi pagarlo. Benissimo. Dopodiché è venuto fuori il governo di necessità, il governo d'emergenza, disse Quagliariello, sì, è venuto fuori per le esigenze dell'elettorato elettorale e anche per alcuni errori nostri, ne stiamo parlando. E mi si chiede, ma com'è possibile tu eletta? No, no, tutto fila. Letta, adesso c'è qui, può smettere, ha fatto tutta la strada con me, l'abbiamo fatto tutta assieme. Quando è stato il momento, è chiaro che era lui. Era lui. Punto. Situazione politica nuova, fase nuova. Avevamo condotto le cose in un certo modo. La nostra gente ha capito, non ha digerito il risultato elettorale. Non ha digerito i 101, ma certo, adesso non possiamo dire che ha digerito i 101, per amor di Dio, ma ha capito l'esigenza, la necessità. Infatti io non credo affatto, se voi andate a vedere tutti i sondaggi, rilevazioni, eccetera, eccetera, al solito, diciamo così, il tasso comunque di fedeltà a questo governo è comunque più alto del Partito Democratico che l'altra cosa. Sarebbe stato così se non avessimo fatto questi, consumato questi passaggi? Io assolutamente non credo. Ecco, quindi diciamo pure che in questo c'è stato un logico. Dopodiché, e chiudo davvero su questo, ormai è il punto principale, come noi incroceremo, noi dico PD prima di tutto, ma il sistema assieme, come incroceremo questa rassegnazione rabbiosa è il punto. Predisponiamoci a questo, so come dire, adesso noi ci arrivano le elezioni europee, ma solo decidere quale deve essere il messaggio è già un lavoro faticosissimo, impervio, difficilissimo. Ecco, cerchiamo come PD di essere una squadra che ragiona e non uno spazio per l'affermazione di Tizio Caio Sempronio. Ecco, cerchiamo di ricondurci un po' al tema principale. Vorrei invitare adesso il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che è arrivato con il libro pieno di appunti, e quindi sapere anche... Prego, se ci raggiunge qui al podio. Mi incuriosiva anche sapere perché... È ovvio, ha anche un impatto emotivo su di voi che avete vissuto quei giorni così drammatici per certi versi e così dirimenti per quello che poi è venuto dopo. Che effetto le ha fatto? Che cosa ha provato riviverli attraverso queste pagine? No, è stato forte, quindi io sono molto grato per questa occasione che mi è stata data e l'ha spinta a leggerlo innanzitutto, ed è una lettura che io suggerisco di fare perché rileggere quello che è avvenuto attorno a queste pagine secondo me è molto interessante. Dirò rapidissimamente perché secondo me è molto interessante. Sono uscito mezz'ora di prigione, adesso poi torno subito dentro, ma lo volevo fare perché per vari motivi. Primo motivo che uso a mio vantaggio, ma ci credo molto, invito a leggere questo libro ogni volta che qualcuno ce l'ha con me perché faccio troppo poco. Perché leggere questo libro consente di dire, ma vi rendete conto da dove veniamo, dove eravamo, in che razza di caos era politicamente, istituzionalmente l'Italia? Leggere la seconda parte del libro, quel racconto palpitante di quei tre giorni tra il 17 e il 20 di aprile, che sono tre giorni in cui la nostra democrazia ha sbandato. Io mi ho ancora in mente ora per ora quei giorni, che abbiamo passato praticamente in simbiosi. Alcune cose, alcune decisioni le abbiamo prese a casa mia. Il lunedì dopo, quando i miei figli non hanno visto Pierluigi a cena, hanno detto, ma papà, i tuoi amici dove sono? Perché? E ho detto, abbiamo finito di giocare.
e perché molte cose le abbiamo, alla fine ci nascondevamo da qualche parte per evitare che ne discutevamo lì, ma quei tre giorni in cui la nostra democrazia ha sbandato, in cui è successo di tutto, la piazza, ce la ricordiamo tutti, la piazza di quel sabato pomeriggio qui, è stata una piazza faticosa da vivere, da gestire, tutti i passaggi del giovedì, del venerdì. Io penso che guardare oggi quelle vicende ci porta a dire che oggi sembra, sì, c'è un governo, c'è una larga maggioranza, c'è una larga maggioranza in Parlamento, però quelle cose che sono accadute sei mesi fa, sei mesi e mezzo fa, sono tutte lì. Non è che si sono improvvisamente risolte, si sono improvvisamente svanite ed eliminate. Quelle cose sono lì, sono avvenute e quei problemi in gran parte sono ancora tutti aperti lì. Non è che sono problemi politicamente risolti, sono problemi in gran parte che sono lì. Lo diceva prima sia Quagliariello che Riotta. Quindi per me la lettura è molto interessante innanzitutto per questo motivo, perché dobbiamo sempre renderci conto che quello che sta avvenendo adesso, mi viene da dire, è quasi strappato pezzo per pezzo a una difficoltà istituzionale, politica, nella quale il nostro Paese è ancora dentro fino in fondo e non è uscito da quelle contraddizioni nelle quali ci siamo trovati in quei quattro giorni. Adesso dico quei quattro giorni perché è identificativo e poi perché è la parte secondo me più bella del libro. Leggere quei quattro giorni a me ha fatto venire l'angoscia, confesso, perché mi ha fatto capire che cosa quei quattro giorni sono stati, quattro giorni che sono sembrati appunto lunghissimi, complessi, raccontati molto bene e in modo molto interessante. In secondo luogo, è giustissimo il ragionamento che ha appena fatto Pierluigi, che io trovo probabilmente un ragionamento che non è stato sufficientemente analizzato. Forse nel libro questa parte qui, secondo me, andava declinata di più. Ma il ragionamento per il quale esiste questo governo perché c'è stato il tentativo di Bersani. E se non ci fosse stato il tentativo di Bersani, non ci sarebbe stato questo governo. Perché i parlamentari del PD e il popolo del PD non avrebbe accettato di arrivare a questa soluzione. È arrivato a questa soluzione e la sostiene oggi convintamente. Ci è arrivato perché c'è stato quel tentativo, perché quel tentativo Bersani si è anche immolato dimostrando che un'altra ipotesi non era un'altra ipotesi che era concretamente percorribile, non ce la facevamo con quell'altra ipotesi, però bisognava provarla, bisognava toccarla, bisognava testare quell'elemento. Questo passaggio che Pierluigi ha fatto secondo me è stravero, in questo senso c'è un passaggio di testimone tra quelle vicende, oggettivamente. E di questo io non posso che essere grato, non soltanto alla lealtà di Pierluigi, al suo atteggiamento, ma anche a questo ragionamento che ha appena fatto, un ragionamento di grandissima lucidità, che io penso, spero, che tutti abbiano chiaro, soprattutto dentro il popolo del centro-sinistra, perché quel ragionamento è fortissimo, è pesantissimo, è molto importante e ci porta però a dire che poi, quando si capisce che certe cose, anche faticose, si devono fare, poi il centro-sinistra, il PD, le fa, le può fare, le sta facendo e a partire dal farle bene si crea una nuova fase politica che secondo me è la fase politica che creeremo nel momento nel quale Gaetano avrà accompagnato il processo di riforma che è assolutamente necessario e nel momento nel quale saremo in condizione di stare dentro una condizione, una situazione differente. Terzo punto. Sono tante le cose che vorrei dire, ma mi fermo subito. Terzo punto, quel ragionamento sul cambiamento che tante volte è ripreso nel libro, si riprendono tante frasi in cui Pierluigi dice ci vuole il cambiamento, ci vuole il cambiamento, non è possibile una roba che non sia di cambiamento e che è stata la base della scelta con la quale Bersani ha scelto le primarie, ha scelto quelle primarie che sono state così straordinariamente affascinanti, credo che insomma Sara Varetto se lo ricorderà, ma veramente anch'io sono convinto che quel dibattito tra lui, Renzi, gli altri candidati e poi il dibattito successivo, insomma Bersani e Renzi hanno fatto una straordinaria cavalcata che è stata alle primarie, sono stati entrambi secondo me bravissimi e entrambi molto importanti
per lo sviluppo della politica e della democrazia in Italia. Però quella parola, il cambiamento era necessario, a me è rimasto sempre impresso, perché in fondo lui l'ha portato avanti con grande determinazione quando ha chiesto le primarie, anche quando tutto il resto del partito o buona parte del partito diceva che bisogno c'è di fare le primarie, e tanti altri aspetti. E nel momento nel quale io in poche ore ho avuto il compito, quasi in solitudine, di tirar fuori una squadra di governo, io quella parola cambiamento ce l'avevo chiara. E per esempio la scelta di fare Cécile Kyenge ministro, che è stata una scelta, ed è una scelta ancora oggi dirompente, quella scelta è figlia di quest'idea, dell'idea che noi non potevamo fare una cosa conservativa o semplicemente continuista, bisognava che ci fosse un forte impatto di cambiamento. E questo cambiamento, adesso cito il caso di Cécile, che è evidentemente è stato il cambiamento più visibile e più dirompente, ma potrei citarne altri che riguardano anche la formazione della squadra di governo, rappresenta sicuramente un punto forte. Ma tutto questo perché? Perché io sono forse di tutti noi quello che ha vissuto in modo più traumatico il dato elettorale di quel benedetto lunedì pomeriggio, nel senso che ognuno di noi l'ha vissuto traumaticamente. Io ero in televisione in quel momento. Io ero in televisione perché questi splendidi ragazzi che sono Chiara Geloni e Stefano Di Traglia si erano inventati che io dovevo andare in televisione a commentare i primi dati man mano che arrivavano, e arrivarono gli exit poll, tutto bene, gran successo, le cose stavano andando bene, e quindi già si stava cominciando a commentare. Poi a un certo punto, secondo me era Piepoli, non vorrei dire, perché io ce l'ho, da lì mi è rimasto quel volto, quell'immagine. Ho detto. A un certo punto eravamo al TG3, se non mi sbaglio, chiamano il collegamento con Piepoli, dice abbiamo i primi dati abbiamo 25, 25 e 25. Io ho detto, penso si sia visto lì, ho detto no, è sbagliato, il dato non è così, è sbagliato. E poi quando piano piano mi sono reso conto che non era sbagliato, la doccia fredda di capire quello che era successo nel paese e che non avevamo capito. Però anche qui, a ulteriore ragionamento sul libro, non è che non l'avevamo capito noi, non l'aveva capito nessuno. Non l'avevano capito i sondaggisti, non l'avevano capito i giornalisti, non l'avevano capito, noi non l'avevamo capito che andava così. Però una volta che le cose succedono, poi bisogna tirare le conseguenze di quello che succede. E quello che è successo è questo 25%, di cui, se non sbaglio, nei dati degli studiosi, che è un 35% nei giovani sotto i 30 anni, che è un dato, che è il dato che a me colpisce di più, è un dato dal quale non si può prescindere più. E quindi il fatto che non si potesse fare semplicemente una cosa conservativa, continuista, una cosa difensiva, era ed è figlia, secondo me, di questa considerazione. In nessun altro paese europeo, mai, dal dopoguerra a oggi, parlo dei grandi, delle grandi democrazie europee, è successo che un partito alla prima elezione, e soprattutto poi un partito del tipo del 5 Stelle, quindi un partito totalmente nuovo, senza organizzazione, senza sia votato dal 25% degli elettori. Se capita questo, questa è una rottura di sistema, non è semplicemente un voto. E io penso che la risposta non possa che essere all'altezza di una risposta da rottura di sistema. Quindi con le necessarie discontinuità di cambiamenti che vanno fatti, di cambiamenti da tutti i punti di vista, i cambiamenti istituzionali, i cambiamenti di politiche, tante cose che oggi stanno piano piano marciando, se insomma non le cito, dall'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti approvato alla Camera e adesso in discussione al Senato per il completamento del percorso, a tantissime altre delle discussioni che sono in corso. O la discontinuità è la risposta, ma ovviamente una discontinuità che tenga conto di un progetto di società e di idee e di valori che il PD, secondo me, giustamente ha preso come bandiera e che oggi sono al centro della discussione congressuale, nella quale, come è noto, non entro e quindi non entro nemmeno oggi, ma rispetto alla quale penso
che la domanda, che l'appello che mi sento di fare è questo: bisogna che la discussione congressuale sia una discussione congressuale che entra con i piedi, a piedi giunti, dentro le ferite aperte in quei quattro giorni. Se la nostra discussione congressuale prescinde e diciamo sorpassa a pie pari, come se quelle vicende, vabbè, sono andate, secondo me questo è un errore. Entrare dentro vuol dire cercare di capire quello che è successo, cercare di capire tante domande che nel libro si fanno, che secondo me sono forti, per esempio nel rapporto con la rete. Mi sono preso un appunto su uno dei passaggi più interessanti del libro, cioè il passaggio sul tema del fatto che in politica, perché accada una cosa, devono accaderne altre prima e poi altre prima ancora, e che bisogna stare attenti che invece la rete è il luogo nel quale dà soddisfazione il passaggio secco, non la sequenza. La politica ha bisogno invece di sequenze, come quella di cui abbiamo appena adesso parlato. Prima devi fare una cosa e poi, se quella cosa è avvenuta, allora forse ne succede un'altra. Ma se non vuoi una logica di sequenze, perché è troppo faticoso reggere la sequenza, perché la sequenza vuol dire che devi esprimere un'emozione o una presa di posizione che può non piacere all'inizio, ma è necessaria per arrivare poi dopo al passaggio successivo. Pagina 203, mi sono segnato. In fondo, in basso, c'è un passaggio che esattamente spiega questo. Secondo me questo è un passaggio chiave, il che vuol dire che la rete in politica va usata però con coraggio, va usata col coraggio di non fermarsi alla prima risposta, perché se ci si ferma alla prima risposta poi non si riescono a mettere in fila le sequenze, e se non si mettono in fila le sequenze poi non si compiono processi politici che in quanto tali hanno bisogno di sequenze. Questo secondo me è un punto assolutamente fondamentale sul quale io non ho una risposta, perché so benissimo che sto dicendo una cosa che è tendenzialmente controtendenza e anche difficilmente applicabile, perché è molto complesso questo ragionamento, viverlo poi in pratica. E la rete oggi è il luogo principe nel quale si fa politica e deve essere il luogo principe nel quale si incrociano le idee, si confrontano le idee, si contattano le persone. Questo lo ritengo fondamentale ed è giusto che sia così. Ma lascio e concludo con questa domanda, che è una domanda che lascio senza una mia risposta. Quel punto e quella contraddizione secondo me necessita probabilmente un approfondimento. Dentro la riflessione che fanno Chiara e Stefano questo approfondimento in parte c'è, però secondo me è una delle chiavi della discussione sul rapporto tra la rete e la politica, ed è una delle chiavi di discussione per il futuro, una delle chiavi di discussione probabilmente anche per il tipo di organizzazione politica che si vorrà costruire, perché il tema che il congresso del PD lascia è anche un tema sul soggetto politico o lo spazio politico. Se il PD deve essere un soggetto politico o se il PD deve essere uno spazio politico. E questa è una grandissima discussione che riguarda noi, ma non soltanto noi, riguarda tutte le democrazie europee, perché, termino davvero, quello che dobbiamo considerare in Italia è che noi non siamo diversi dal resto d'Europa. Le dinamiche che attraversano l'Italia stanno attraversando pari pari i paesi e la discussione politica nel resto d'Europa. Da noi sono più estremizzate o più legate ad alcune mancanze della politica. La politica che non si era riformata, che non aveva abolito i costi della politica per tempo, si è trovata scoperta di fronte a tanti cambiamenti che erano in corso. Però la discussione che è in corso in Francia, la discussione che è in corso in Gran Bretagna per certi versi, le prossime elezioni europee, che come ripetiamo spesso saranno elezioni europee che possono dare il risultato più antieuropeista della storia delle elezioni europee, sono elezioni rispetto al quale questo tema e i temi che qui dentro sono affrontati e che secondo me sui quali dobbiamo riflettere anche noi, sono temi che credo dobbiamo vedere con molta attenzione. Quindi io voglio ringraziare per questo libro, perché io me lo tengo sul comodino, ogni volta che mi scoraggio leggo da dove siamo partiti e mi dico che insomma abbiamo fatto un bel pezzo di strada, ma invito tutti coloro che dicono, ripeto, ma insomma
una roba piccola, però guardate che partiamo da quei 4 giorni e quei 4 giorni il nostro sistema ha sbandato, e il tema dell'essere stati in grado tutti insieme di rimettere il nostro sistema in un cambiamento strutturato che riesca a dare futuro è un tema ancora che è stato impostato ma è ancora complessivamente irrisolto. La soluzione ce l'abbiamo vicina, però è una soluzione alla quale dobbiamo lavorare tutti. Grazie. Grazie. Grazie al Presidente del Consiglio Enrico Letta, che ci deve lasciare. Saluto anche il Ministro Quagliariello, che deve andare via anche lui, ma sabato fa un salto alla Fondazione di Forza Italia oppure no? Niente. Non lo dice, però io vorrei invece lasciare adesso la parola ai due autori del libro, che hanno ascoltato insomma tante analisi su quello che hanno scritto, su come l'hanno raccontato e sull'effetto che ha fatto a tanti. Stefano. Intanto vorrei solo ringraziare, visto i tempi strettissimi, vorrei ringraziare chi ha partecipato, il Presidente del Consiglio, Gianni Riotta, che ha fatto una splendida prefazione, il direttore di Sky Sara Varetto, Pierluigi Bersani, credo che avrebbe voluto, insomma, avrebbe fatto a meno del libro, insomma, ecco, se fosse stato per lui. Quindi ringrazio tutti voi. No, voglio solo dire una cosa: il libro in realtà è stato scritto, intanto anche non per prendere le distanze da quello che c'è scritto, ma lo abbiamo fatto quasi tutto in birreria, quindi tutte le cose che si dicevano adesso, ecco, magari è dovuto più che altro ai bicchieri di birra che abbiamo bevuto, insomma, quindi prendiamo le distanze da quello che c'è scritto. No, l'unica cosa seria che vorrei dire è questa: il libro è un atto di affetto, un atto di amore verso la politica, nel senso che sì, si parla di giorni bugiardi, ma in realtà, come è stato detto all'inizio, i giorni non sono finiti, ce ne saranno altre. È stata una grande occasione persa, io, secondo me, non tanto per noi, per il PD, per il centrosinistra, ma per l'Italia, però di giorni ce ne saranno. Ecco, la cosa che dico è soprattutto un appello, e cioè che il PD deve essere all'altezza della situazione nelle prossime occasioni, quindi visto che ce ne saranno altre di occasioni, spero che il PD si organizzi per essere all'altezza la prossima occasione. E non mi riferisco solo ai programmi, al progetto, eccetera, mi riferisco soprattutto a come si sta in una comunità, come si sta in una organizzazione, la generosità che ci si mette, la solidarietà e il rispetto delle regole che questa organizzazione si dà. Se si rispettano, ovviamente le cose vanno meglio. Quindi grazie, Chiara. Anch'io due parole, proprio due, nel ringraziare ovviamente Sara, Gianni, che ha tenuto a battesimo questo libro, il ministro Quagliariello, Pierluigi Bersani e il nostro amico Enrico Letta. La prima parola è proprio amicizia. Io ed Enrico, a me piace moltissimo la parola compagno, ma io ed Enrico veniamo da un partito dove ci si chiamava amici. E amici non vuole dire pensare sempre allo stesso modo, vuol dire avere una strada in comune, un po' come l'altra parola. E mi fa piacere che nel presentare questo libro, dove noi abbiamo dovuto usare parole come tradimento, come delusione, come smarrimento, come bugie, stasera mi fa piacere che questa presentazione sia stata anche una celebrazione di questa parola, amicizia. E questo partito ha dato prova di molte cose brutte nell'ultimo anno, ma ha dato anche prova di sapere cos'è l'amicizia. E uomini come Bersani e Letta, come Guglielmo Epifani, che con grande saggezza e generosità, grazie segretario, hanno saputo gestire questi passaggi, ci hanno dimostrato che
l'amicizia esiste. E l'altra parola è la sincerità. Nel ringraziare anche Ivano Fossati di averci suggerito questo bellissimo titolo, naturalmente a sua insaputa, io credo che questo titolo ci serva a dire anche che la politica ha bisogno di sincerità. Io non accetto che per vincere non si debba dire la verità. Bisogna costruire una politica dove si vince dicendo la verità. E grazie. E io ho imparato questo in questi 4 anni in cui ho lavorato per il Partito Democratico, e specialmente nell'ultimo anno, perché il vero slogan della nostra campagna elettorale, più ancora dello slogan ufficiale dell'Italia Giusta, era: noi non vi racconteremo favole. È vero, era uno slogan sbagliato, come è stato scritto anche parlando del nostro libro. Era uno slogan che nasceva su una convinzione che gli italiani fossero stanchi di favole e che avrebbero apprezzato la verità. E probabilmente quella convinzione era sbagliata. Ma io non voglio scegliere se dire la verità o vincere. E quindi, anche se forse abbiamo sbagliato, da questo punto di vista io non cambierei niente di quello che abbiamo fatto, ed è per amore della sincerità che abbiamo scritto questo libro, non per fare polemica, non per recriminare, non per rivangare un passato che però ci deve insegnare cose, ma solo per amore dei giorni sinceri del nostro partito e dell'Italia. Grazie a tutti davvero. Grazie a tutti e buona lettura.